Sei testarda, Cristina. Questa sfiducia che hai nei confronti di tutti è sbagliata. E poi la gente è migliore di quanto tu non immagini. Ma quello che più mi dispiace è la tua irriconoscenza nei confronti dei tuoi genitori, di tuo padre. E piantala, Marco, mi avevi promesso, niente prediche. E va bene, non parlo più. Se fatto tardi, rientrerò. Allora, riepilogando, l'anno prossimo mi laureo e subito dopo partiremo per il Messico. Vennero anche Gianni e Duccio. Sai, il figlio del professor Marquis. È stato lui a fare il mio nome. All'inizio dovremmo tirare un po' la cinghia. Sai, lo stipendio non sarà molto alto per i primi anni. Ma tu non mi segui. Cos'è quella faccia da funerale? Quando mi hai telefonato speravo tanto che... Ma lascia perdere. Ti ho chiamato perché ho bisogno di te. I miei genitori ti vogliono molto bene. E allora ho pensato che potresti dirglielo tu. Stanotte parti. Parti? E dove vai? All'estero. All'estero con chi? Con un industriale, un tipo molto ricco. Mi ha assunto come segretaria. È un ottimo lavoro. Ma allora non ci vedremo più. Mi dispiace, Marco. In fondo stavamo bene assieme. Ma adesso devo andare. Quel signore mi aspetta in via dell'Olmo 22. A proposito, sai dove si trova? Via dell'Olmo? Sì. Ma è dall'altra parte della città. Allora devo sbrigarmi. Ciao, Marco. Ciao.